Ci troviamo nella sede della Euroambiente a Manfredonia, società di carattere nazionale, e ci troviamo con il titolare di Euroambiente, nonché fondatore del Museo dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana. Veramente un gioiello qui a Manfredonia, Michele Guerra. Ciao Michele. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, siamo a casa tua Michele, questa sera, 11 settembre 2021, dopo 20 anni, si ricorda, diciamo, una tragedia, quella che ha colpito gli Stati Uniti d'America, le due torri, diciamo, abbattute a causa di due aerei che si sono schiantati. Ecco, 343 i pompieri che hanno perso la vita, purtroppo tragicamente, quindi con sprezzo ovviamente della paura, hanno cercato di aiutare quelli che erano nelle torri gemelle, e oggi qui si celebra una giornata bellissima, stasera, quel cielo così blu. Insomma, parlaci. Dunque, abbiamo fortemente voluto organizzare questa serata per commemorare i 343 firemen pompieri americani più un cappellano dei pompieri che persero la vita quel tragico giorno che resterà nelle nostre menti, nelle menti e negli occhi. Nel corso degli anni successivi, in questi 20 anni, sono morti altri 10-20 pompieri ogni anno per cause riconducibili all'esposizione alle polveri di quel crollo. Quindi Euroambiente è il museo storico dei pompieri della Croce Rossa Italiana di Manfredonia, che non è un semplice museo, ma è un centro di produzione culturale a 360 gradi, dove i visitatori vedono l'evoluzione tecnologica, l'evoluzione delle tradizioni e l'evoluzione storica in tutto quello che si vede in museo, e unitamente alla realtà virtuale i visitatori fanno un viaggio a ritroso nel tempo. Ecco, con queste peculiarità il museo, per il fatto che conta, espone 3.000 reperti, tutti rigorosamente originali, per la superficie che occupa 2.500 metri interamente coperti e più la realtà virtuale, fa attestare questo museo come il più spettacolare, il più interessante e il più grande museo dei pompieri al mondo. Ecco, benissimo Michele, in effetti io ho girato in questo museo, seppur velocemente, ho visto tutti questi mezzi che ovviamente raccontano vita, certo, vita dei pompieri, vita di interventi, tante vite salvate, insomma, quasi vorrebbero parlare questi mezzi. Sì, sì, sicuramente è proprio così, Antonio. Questi mezzi hanno fatto la storia del corpo pompieristico italiano. Il museo parla italiano, e se c'è qualche reperto che non lo è, non è italiano, è perché sono stati prima gli altri a inventarli, a produrli. Non so, ti parlo della prima scala al mondo a torretta girevole, inventata da un tedesco, l'ingegner Megirus di Ulma. Ti parlo del primo estintore della storia, che tutti i reperti che vediamo qui, che fu inventato da Dick, un inglese, oppure la Sibe Gorman, la stessa ditta che faceva gli scafandri per palombari, ha inventato il primo apparato per operare nelle atmosfere inquinate dal fumo. Ecco. Benissimo, siamo in conclusione. Io davvero ringrazio Michele Guerra, grazie, titolare di Euroambiente, ma soprattutto fondatore di questo bellissimo Museo dei Pompieri della Croce Rossa Italiana, sito qui a Manfredonia, nella zona industriale. Ecco, vi invito davvero a visitare questo museo, è una favola, è una fiaba. Portate i vostri bambini, perché davvero ci si perde in questo museo e davvero si respira un'emozione, l'emozione di veramente quasi un secolo di vita dei pompieri.